Solo per farvi capire, se non riesco a sollevare, ti giuro, non riesco a sollevare questo, cioè, così sì, ma proprio, cioè, non riuscirei a tenerla per più di 3 minuti potenzialmente, perché vi giuro, pesa tantissimo. Chi mi segue su Instagram l'ha già vista, quindi andatemi a seguire per avere tutti gli spoiler, perché infatti ogni volta che mi arriva un pacco magari vi metto qualche foto oppure vi spoilerò il brand eccetera. Comunque si tratta di una scatola che mi ha inviato American Uncle, piena di snack americani. Io davvero innamorata, vi giuro, mi è arrivata ieri, io vi giuro non ce la facevo più ad aspettare, tanto che proprio sono stata tutto ieri a pensare a questa cavolo di scatola di cibo, perché io quando c'è il cibo di mezzo non riesco ad aspettare. E oggi a scuola pensavo sempre alla scatola di cibo che mi attendeva appena arrivavo a casa, quindi la situo un po' questa. Vi faccio vedere un po' cosa c'è all'interno come spoiler e poi andiamo a assaggiare tutte queste cose insieme, tutte queste cose, guardate. Questa volta ho preso davvero tantissime cose super strane e quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora. Ma buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video, sono Gaia e questo è il mio canale. Come avrete visto dal titolo e dall'anteprima, quello che andremo a fare oggi è un video assaggi di snack americani. È un format che ho già portato un po' di tempo fa nel canale, l'ho portato in due occasioni se non sbaglio e l'avete apprezzato tantissimo. Quel video ha superato più di 100.000 visualizzazioni, un sacco di like, un sacco di commenti. Infatti ogni volta che su Instagram vi facevo vedere degli snack americani, voi subito mi dicevate che volevate un video intero su YouTube dove li assaggiavo. Quindi ho deciso di accontentarvi, anche se sapete che solitamente preferisco assaggiarli piano piano durante il mese, però eravate troppo fomentati, quindi ho detto accontentiamoli per questa volta. Ho il fiatone perché sto coso pesa e io non ho forza. Il brand che mi ha inviato tutti questi snack americani è American Uncle, collaboro con loro da tantissimo tempo e mi trovo benissimo con loro per due motivazioni. La prima, sono super simpatici, super disponibili ed affidabili, quindi è più di una motivazione. La seconda è che la spedizione è velocissima, ci mettono 2 giorni lavorativi, non sto scherzando, ci mettono pochissimo tempo. Se mi seguite sugli altri social già lo sapete, però ve lo dico anche qui, se volete fare un ordine su American Uncle e risparmiare 5€, usate il codice GAIAMEI5, letteralmente basta fare un ordine superiore a 15€ per avere 5€ in regalo con il mio codice. Quindi se dovete fare un ordine non vi costa nulla, ma anzi vi regala 5€, praticamente il mio codice, quindi se dovete farlo pensateci. La prima cosa che voglio assaggiare sono questi qua, sono i pochi alla fragola. I pochi sono l'equivalente dei Mikado in America, più che altro io pensavo fossero in Giappone, sbarra Cina, sbarra non lo so Corea. Io li avevo già provati, se non erro, al cioccolato normale e adesso li andiamo a assaggiare alla fragola. Ho sentito proprio l'odore di fragola salire appena aperto il pacchetto. Vi anticipo che a me il gusto della fragola, il gusto chimico della fragola non piace, quindi li ho voluti provare così per esperimento, ma so già che saranno difficili da recensire per me. Infatti il gusto è il gusto del Mikado, fai finta, ricoperto da yogurt alla fragola. Anzi, se lo vedete ancora più preciso, Lactimel, quello che si beve alla fragola. E mi aspettavo peggio, però a me il gusto della fragola è chimico, diciamo, quindi non il frutto in sé, ma il gusto, le cose a gusto fragola non mi piacciono. Voto 7. Continuiamo con questi, che sono super famosi in America e si chiamano Twinkies. Sicuramente li avrete già sentiti, io pensavo di averne comprato uno, invece ho comprato il mega pacco da 10 Twinkies. Questo qui è un Twinkies, è la prima volta che li vedo di presenza, è la prima volta che li assaggio. Qua dietro già ho visto che hanno 3 buchini dove c'è il tipo la cremina, non so come si chiama. Ok, l'odore è quello dei plum cake, dei mini plum cake tipo che si trovano anche in Italia, diciamo. Gusto mini plum cake che si trovano in Italia, capiamoci. All'interno mi sembra che ci sia della crema al marshmallow. Non so se si chiama davvero crema al marshmallow, però all'interno vedete è così e questa credo che sia crema al marshmallow. Le mangerei come merendine, perché ad esempio io i plum cake li mangio spesso come merendine. Quindi voto 8. Poi ho preso 2 scatole dei famosissimi mocha. Forse si dice mochi o mochi. Io vi giuro, costi cavolo, ma si chiamano mocha, giusto? Boh, penso di sì. No. Scusate se sbaglio il nome. Comunque, costi cavolo di cosi mi hanno fatto una testa tanta. Sì, ne parlano un sacco di ragazze sui social, soprattutto di questi al sesamo. Ho sentito un sacco di gente che diceva questa è la mia cosa preferita dell'universo e bla bla bla. Quindi io li ho voluti prendere sia al sesamo sia a quest'altro gusto che praticamente
come si chiama? Burro d'arachidi. Ok, io direi di assaggiare prima quelli al burro d'arachidi e poi quelli al sesamo, che sono quelli più famosi. E poi io non so manco cosa sono in sé per sé questi mocha. Il mochi è un dolce tradizionale nipponico. Si tratta di tortine di pasta di riso glutinoso, ripiene. L'impasto dolce viene modellato a palline e farcito a piacere, in questo caso con crema di sesamo, prodotto in Taiwan. Anche se questi qua sono abbastanza sicura che non siano americani come snack, ma siano cinesi, giapponesi, non lo so. Sono contenuti in questa bustina e ce ne sono 6. Sono come ricoperti da farina. Io ho paura perché secondo me non mi piaceranno. Odora di noccioline. Andiamo a mordere, assaggiare, ognuno ha questa tipo specie di confezioncina. Non capisco. La consistenza è stranissima. Avete presente quando fate le crepe? Ma non le fate cucinare abbastanza. Le crepe un po' crude. Sa di crepe cruda la consistenza. E poi all'interno c'è questo burro d'arachidi. Quindi il gusto è quello del burro d'arachidi. Ma non capisco, perché a me, ora come ora, io darei un voto 5. Però vi giuro, c'è gente che ne parla come se fossero la cosa migliore dell'universo. Fatemi assaggiare quelli al sesamo, aspettate. Perché io non sono una big fan delle cose al gusto burro d'arachidi. Magari quelli al sesamo, un attimo. Bevo un po' d'acqua. Questi sono quelli al sesamo, sono ricoperti da sesamo tipo chiaro e sesamo scuro. Boh, non so quale sia la distinzione. L'unica cosa che mi viene in mente è perché... Ma a me non piace, ma perché? Perché la gente darebbe la vita per sti cosi? Not approved by me. Avevo delle aspettative altissime per questi mocha, ma il mio voto, ahimè, sarà 6 meno. No, sarebbe troppo. 5 meno. O che non li ho mai assaggiati, quindi mi sembrano strani. Poi c'è questa box che mi hanno inviato a parte, diciamo, ed è una box fatta per l'occasione della festa della mamma, perché loro, vi dovete sapere, che fanno praticamente un sacco di campagne in base al periodo dell'anno, ad esempio quella per Natale con il panettone e tutto quanto, quella di Pasqua con l'uovo di Pasqua, quello per San Valentino con tutte le caramelle per San Valentino, questa qui per la festa della mamma, che io andrò ad aprire poi in un altro video, però mi sa che voi non lo vedrete, poi magari ve lo faccio vedere soltanto un po' accennato su Instagram. Poi ho preso quest'altra scatola qua, che praticamente è un'edizione speciale, c'è anche scritto che è This is a special edition. Ora vi faccio vedere cosa c'è all'interno, andiamo a fare l'unboxing insieme. Allora, di cosa si tratta? È una box dedicata ai tacos, se non sbaglio. No, aspetta, le tortillas, stavo sbagliato, errore mio. E praticamente ci sono tutti gli ingredienti per fare le tortillas. Le spezie, questo penso sia la spezia al guacamole. Questa qua che è un'altra spezia che si chiama fajita. Io non ho mai assaggiato, diciamo, le tortillas cucinate con gli ingredienti giusti. Nel senso, quando io al supermercato prendo le tortillas, poi le le preparo come se fosse delle piadine, ok? Quindi non ho assolutamente idea di quale gusto, di che gusto abbiano le tortillas vere. Poi le tortillas in sé sono 8. Questa box era consigliata per 4 persone. Poi c'è questo che è 12 corn taco sail. Io vi giuro, in certi momenti non capisco dove io prenda la pronuncia delle parole, cioè dove ho letto Sayeld? Ok, però loro poi me ne hanno inviato un altro pacco a parte che non ho selezionato io, li hanno scelti loro, perché alcune cose le hanno messe loro in più nel pacco. Ci sono queste qua che quindi a questo punto diventano 24, che non ho capito cosa siano. Poi, una panna acida, ok, non ho la minima idea di che gusto abbia, pensavo fosse maionese. Questa salsa, che io non ci capisco un cavolo, saranno tutte cose piccanti, infatti sarà divertente vedere me che mangio questi. Ok, questa non è una salsa, sono dei peperoncini e sono piccanti. Cioè qua c'è tipo il grado di quanto sono piccanti e ci sono 3 peperoncini disegnati, quindi significa che sono super piccanti. Questi qua li faccio assaggiare a Francesco e Simona. Un altro barattolo che a questo punto non so cosa contenga, vediamo. È una salsa taco, molto piccante, c'è scritto. Allora, io questi qua sono super curiosa di farli, infatti aspetto che torni Simona a casa, perché per ora è all'università. E poi una sera ci facciamo tutti questi taco e vediamo, taco o tortillas, non lo so, non so manco quale sia la differenza, scusate la mia ignoranza. E poi magari dopo che li preparo, dopo che li proviamo, ve li recensisco su Instagram, quindi andatemi a seguire su Instagram. Abbiamo questi qua che già avevo assaggiato in un altro video, però mi erano piaciuti così tanto da volerli riprendere assolutamente. Sono dei biscottini chiamati Hello Panda. Nel corso della mia esistenza li ho assaggiati
sia così identici, c'è un'ape che vorrebbe entrare, ma ci sono io, cioè. Sia così identici quindi al cocco, io amo il gusto cocco, il gusto del cocco. Sia, se non sbaglio, li avevo assaggiati al cioccolato, non vorrei dire cretinate. Sono praticamente questi biscotti, c'è disegnato un panda, un po' sbiadito in questo caso, e quello è il gusto cocco. No, questo qua non sono al cocco. No, per sbaglio li ho presi al gusto crema. Sto per piangere. Poi ho preso questi due tipi di Oreo. Allora, questi qua sono al gusto menta, che sono super curiosa di provare. Mentre questo c'è scritto Golden Oreo. Io non so cosa cavolo significhi. Ah, vaniglia. Io direi di assaggiare prima questi al gusto vaniglia. Che in questo caso sono nel formato, non so come si chiama, tipo merendina, monodose. Quello dove ce ne sono 6, insomma. Never been my things, not into it, not approved by me. Ok, questo qui è il biscotto. Allora, io non sono una fan assurda degli Oreo, per cui non ricordo il gusto in tutte le sue sfumature dell'Oreo classico. Per me sono molto simili agli Oreo classici. Ora assaggiamo questi alla menta, che invece sono nella confezione, quella proprio grande degli Oreo. Ok, esternamente sono uguali agli Oreo classici, solo che all'interno hanno questa crema verde. Mamma mia, odore di delle chewing gum tipo vividente. Io non capisco come facciano le persone a non associare il gusto della menta al gusto del dentifricio. Se io mangio qualcosa alla menta, a me sembra di stare mangiando il dentifricio. Quindi nella mia mente scatta un allarme che mi dice no, non va mangiato. Con i miei gusti voto 6. Però se vi piace il gusto menta, quindi siete pazzi, e vi piace il dentifricio, probabilmente vi piaceranno un sacco. Andiamo ad assaggiare la prima bibita, che è questa qui. Io mi ricordo di aver assaggiato proprio questa qui al gusto melograno. Odora di... non so cosa. Ecco, è un tè verde al melograno. Infatti non sa pienamente di melograno. Non è male, va capita. Adesso vi sblocco un ricordo. Sto per assaggiare una cosa, mi invidierete. Io me lo sento, mi invidierete. Yeppi Ippo. Allora, Yeppi Ippo sono una merendina che non ho capito per quale motivo, per quale arcano mistero, hanno smesso di produrre in Italia anni e anni fa. E su American Uncle li hanno. E questa qui è la confezione da 5. Qua c'è l'ippopotamo. Vedete, ha questa forma. Andiamo a assaggiare. È buonissimo. Sono stata una maleducata perché neanche vi ho fatto vedere come sono all'interno. Però sono così. Questo credo sia cioccolato bianco e questo invece crema di nocciola. Effettivamente non so se li fanno ancora in America, perché le scritte di questo pacchetto sono tutte in tedesco. Essendo la Kinder un brand tedesco, magari in Germania ci sono molti più prodotti della Kinder che noi non abbiamo. Ma vi giuro, voto 10. Per rimanere sempre in tema Kinder, voglio provare questo qui. Ne ho preso solo uno, quindi adesso lo provo io, anche se mia sorella mi odierà, perché probabilmente voleva provarlo. È un Kinder che si chiama Kinder Creamy. Ditemi se in Italia c'è, io non l'ho mai visto, ma probabilmente perché ormai i miei genitori non mi viziano più, quindi probabilmente c'è, ma io non lo so. Qua sotto in pratica c'è la palettina per andare a mangiare questo Kinder Creamy. C'è uno strato di cereali, si vede uno strato poi di cioccolato bianco e sotto dovrebbe esserci il cioccolato fondente, credo, adesso vediamo. Ma sotto c'è il cioccolato, ok, praticamente il gusto cioccolato Kinder, perché quindi è uno strato di cioccolato bianco e uno strato di cioccolato normale. Con questi cereali bianchi sopra. Di essere buono, è buono, però tra questo e il... E l'ovetto Kinder, quello con le due praline, con i due cioccolatini tipo all'interno, preferisco quello. Perché comunque questo è un po' più difficile da mangiare, perché è più difficile proprio da togliere. Ed inoltre, non ha la sorpresina. Però, buono, però sempre il solito gusto Kinder. Uno strato di cioccolato bianco, uno strato di cioccolato al latte. Il gusto è sempre quello, in questo caso ci sono in più cereali. Quindi secondo me voto 8 meno, neanche troppo. Andiamo a vedere un'altra bibita. Anche se io non ricordavo di aver preso altre bibite. Questo video sarà interminabile. Ah, ok.
qua mia sorella mi odierà. Dovrei... No, raga, per questa mi sa che aspetto Simona, perché davvero mi cancella dallo stato di famiglia. Devo aspettarla per forza, perché io in realtà questa l'ho presa per lei. E adesso, se siete dei fan di Harry Potter, mi invidierete. Ho preso la burro birra. Allora, raga, voi dovete sapere una cosa. Io non sono una fan di Harry Potter, ma per il semplice fatto, non perché non mi piaccia, ma perché non l'ho mai visto. Ho visto tipo un film, due film di Harry Potter, ma molto a pezzi, diciamo. Un po' visti con mia sorella, perché mia sorella è super fan. Un po' visti così. Insomma, non ci ho mai dedicato la giusta importanza, il giusto tempo. Quindi io non sono una fan più di tanto, mentre mia sorella è super fan di Harry Potter. Appena ho visto la burro birra, essendo che comunque l'ho sentita nominare spesso, ho detto no, gliela devo fare provare a lei. Io quindi non la provo, sia per il fatto che comunque non le saprei dare la giusta importanza, sia perché l'ho presa per lei, ma lei è a Palermo e non è nel mio paesino, quindi appena torna gliela faccio provare. Vediamo allora, essendo che ormai mi ero fissata che volevo provare un'altra bibita, anche se io non ricordo di aver preso altre... Non ricordo di aver preso altre bibite, perché mi sa che infatti questo non è una bibita. Ora vi faccio vedere cos'è. E questo è proprio di American Uncle, produzione American Uncle. Loro producono alcuni snack, ad esempio le uova di Pasqua erano artigianali, il panettone era artigianale. Quindi c'è proprio una sezione dedicata ai prodotti proprio di American Uncle. E uno di questi prodotti è questo, che praticamente è lo sciroppo d'acero. Io non ho mai assaggiato lo sciroppo d'acero, quindi ero super curiosa di provarlo. Però magari dopo mi faccio le crepe, uno di questi giorni mi faccio le crepe e vi faccio sapere su Instagram. Mamma mia! Sembra un miele che ho assaggiato tanto tempo fa, tipo ad una fiera. Ed era super dolce. Vi farò sapere cosa ne penso. Abbiamo adesso questi qui che sono... Li ho presi... Cioè, si chiamano noodles, penso di sì. Li ho presi di due tipi, sia il gusto classico sia quello al pollo teriyaki, che onestamente non so bene cosa si intenda per teriyaki. Però in caso dopo lo cerco su internet, magari se voi lo sapete fatemelo sapere. Sono questi qua. Io adoro i noodles. Me li prendo sempre quando li trovo al supermercato, anche se i miei genitori mi dissano palesemente, perché pensano una cosa chimica. Mamma, anche le merendine che mi compri tu hanno cose chimiche all'interno, per favore non prendiamoci in giro. Di questa marca non li ho mai provati, quindi magari vi farò sapere. Magari possiamo anche fare un video mukbang dove rispondere alle vostre domande mentre ceno con questi o con i tacos, che forse è ancora un'idea migliore. Adesso loro cosa sono? Allora, è un super... come si chiama? Contenitore che contiene tantissime gelatine a tanti gusti diversi. Allora raga, io qua ho fatto un errore, perché io pensavo fossero le gelatine, c'è un'altra ape, quelle che si scoppiano tipo in bocca, quelle, fanno, quelle che si vedono in un sacco di video su TikTok, ok? Pensavo fossero quelle, però non ho attenzionato bene nel momento della scelta, non mi sono accorta che invece sono delle bustine tipo, vedete? Sono queste bustine con dentro le gelatine vari gusti. Io sono super curiosa di provarle. È ancora tutto impacchettato, anche se la tentazione di aprirle e di assaggiarle in anticipo è stata tantissima ieri, vi giuro. Esce odore di un sacco di frutti diversi. Io ne vado a prendere una a caso, anzi non a caso, prendo questa qui che è all'uva, che io sono sicura di apprezzare perché io amo le cose all'uva. Vedete com'è fatta così? Questo momento mi ricorda tantissimo quella cavolo di puntata di Zoe 101, raga, ditemi che ve la ricordate, vi prego, ditemi che non sono io così vecchia. Quella puntata di Zoe 101 dove sporcano lo zaino con una gelatina, ma Zoe non aveva i soldi per comprare lo zaino sporco di gelatina. Vi prego, comunque fatemi assaggiare questa cosa. Non è trasparente, è lilla. Forse il problema è che mi piace. Io ripeto, le cose al gusto uva a me piacciono tantissimo, sia come odore sia come gusto proprio nelle caramelle eccetera, quindi forse sono di parte. Allora dovete sapere che in America c'è questa catena di negozi tipo di caffetterie che si chiama Dunkin', e sarebbe la caffetteria con cui ha fatto una collaborazione Charli D'Amelio, creando il suo frullato, non ricordo bene cosa fosse, il suo frappè forse proprio, che adesso è nel menu della catena Dunkin'. E io ho voluto prendere il caffè, costava un bel po', costava tipo 15 euro, però non mi stupisco perché anche il caffè da Starbucks costava da 15 euro a salire, una cosa di caffè così, quindi ormai non mi stupisco più. Fatto sta che è una catena famosissima in America, ok?
Quindi sono super curiosa di provarlo, di farlo con la caffettiera o con la moka e vedere se mi piace oppure no. Proviamo adesso loro, che sono questi Golden Fish, sono dei biscottini. Ah, stavo scherzando, io pensavo che fossero dei biscottini con all'interno questi gusti. Invece no, vedete, ci sono quelli al cioccolato, i biscotti normali e poi i mini marshmallow. Questi qua interessanti secondo me nel latte. Peccato che se mi bevo il latte poi sto male. Adesso andiamo a provare l'ultima cosa, credo. No, non è l'ultima cosa, ma è l'ultima cosa che proverò. Le altre cose ve le mostro perché sto scoppiando. Ed è praticamente questa specie di plum cake. Perché lo voglio andare a provare? Sono molto curiosa. Perché io avevo già assaggiato i loro brownie, perché si chiamano brownie questi qui, e avevo assaggiato quelli con sopra gli Smarties e mi ero proprio innamorata di queste cavolo di merendine, tanto che le portavo a scuola. All'interno di questo pacco ci sono 8 di queste merendine. Io per 8 giorni a scuola mi sono portata questi brownie perché mi piacevano tantissimo. E adesso andiamo a assaggiare questi che hanno un gusto più semplice, cioè sono dei plum cake in teoria con le gocce di cioccolato. Questa qui è la forma, sono più bruttarelli di quelli dell'altra, di quelli con gli Smarties, perché chiaramente quelli c'erano gli Smarties sopra, quindi erano tutti colorati. Allora ti dirò, preferivo gli altri. Questi mi sembrano più dolci degli altri, forse un po' troppo dolci. No, voto 7, preferivo gli altri, sì. Allora, ora vi faccio vedere le altre cose che ho preso. Vi prometto di mettervi video su TikTok quando li assaggio queste cose, perché sono epiche. Un cetriolo. Ho preso un cetriolo, però si vede un po'. Aspettate, vi faccio vedere. Ragazzi, c'è un cetriolo qua dentro. 2 di queste scatole. Io, raga, vi giuro, non mi ricordo di aver messo questa cosa nel carrello. Secondo me l'hanno aggiunta loro. Ed è della pasta in lattina che si cucina con 2 minuti e mezzo al microonde. Mio padre voleva cacciarmi di casa. Queste noccioline ricoperte da una pastella barbecue, che sono la vita, sono la cosa più buona dell'universo. Ed infine una tortina alla carota. Ditemi cosa ne pensate di questo video. Ok, facciamo i seri. Fatemi sapere qua sotto in un commento se volete vedere altri video con assaggi di snack americani, giapponesi, così insomma di assaggi snack. Lasciatemi un like per farmi capire che questa tipologia di video ve gusta, diciamo. Inoltre ringrazio American Uncle per avermi inviato tutte queste cose, guardate. Guardate quante cose, ok? Tutte queste cose. Vi lascio sempre il link in descrizione per il sito di American Uncle e con il codice GAIAMI5 avrete 5 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro. Quindi significa che potete comprare con il mio codice sconto 5 euro di snack in più gratuiti. Quindi se il vostro budget è 20 euro potete comprare 25 euro di roba pagandone 20. Amatemi. E nulla, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Se vi è piaciuto, se vi è piaciuto su TikTok, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.